Arte, cultura, spirito critico e indagatore, componenti essenziali che caratterizzano la 15ª edizione della Fiera del Libro di Cerignola, organizzata dall'Associazione Oltre Babele insieme all'Istituto Dante Alighieri presso la storica cornice di Palazzo Fornari. 3 giorni di mostre, spettacoli e incontri con ospiti di un certo spessore, un festival delle arti dall'ampia gamma culturale con il libro al centro di ogni attività. Che si è parlato di questo, di etica sociale civile, di inchiesta giornalistica con Sigfrido Ranucci, con Domenico Iannaccone e con tutti i nomi che verranno, con argomenti anche leggeri, Gene Gnocchi, Pinuccio di Striscia la Notizia, ma sempre con un occhio indagatore e sempre con uno spessore culturale elevato. Un evento volto a raccogliere un pubblico quanto più eterogeneo possibile e che si fa promotore culturale in una Cerignola spesso alla ribalta mediatica per notizie di ben altra natura. La verità è che le notizie brutte viaggiano più veloci di quelle belle, ma sono tante le notizie belle, perché Cerignola è una città con 2 teatri, una città con una fiera del libro e con tanti incontri, con una enorme attività associazionistica. E forse probabilmente bisogna parlare un po' di più di quella che è stata storicamente Cerignola, Mascagni, Di Vittorio, Pavoncelli, Zingarelli e i grandi nomi della cultura. Tra i tanti temi della fiera, il valore dell'inchiesta giornalistica, cardine principe del libro di Sigfrido Ranucci, La scelta, illustrato proprio nell'occasione davanti ad una folta platea. Importantissimo il ruolo della cittadinanza. La cittadinanza deve fare uno scatto di reni, deve impegnarsi per ciò che gli compete, per quel piccolo che compete, un mondo che non ha la legalità, il bene comune al centro, è un mondo che andrà piano piano autodistruggendosi. Noi dobbiamo batterci tutti per consegnare ai nostri figli un mondo migliore.